Buonasera amici di Basport, buonasera Monica. Buonasera Giuseppe e tutti voi che ci state seguendo da casa. E buonasera a Roberto Donadoni che è con noi. Buonasera a voi. Noi volevamo concederci un lunedì di vacanza, invece siamo molto felici molto di essere contenti. Qui, che abbia accettato il nostro invito per trascorrere questo lunedì in nostra compagnia. Quindi col fatto che ci sono io non è più vacanza? No, ma siamo molto arricchiamo contenti. Arricchiamo il servizio. No, scherzo, mi fa piacere. Ovviamente tante domande da chi è con noi in studio, ma ovviamente Monica le domande più importanti arriveranno da casa. Assolutamente sì, allora dobbiamo dire che già noi abbiamo selezionato alcune delle vostre domande che lunedì e dopo lunedì ci avete proposto, a volte noi vi abbiamo risposto, altre volte invece siamo stati un po' vaghi, abbiamo qui mister Roberto Donadoni e quindi rivolgeremo a lui le vostre domande, però nel corso della serata ovviamente potete continuare a farlo, aspettiamo i vostri sms al numero 333 920017, oppure potete inviarci una mail, l'indirizzo è barsport@tvparma.it, oppure scriveteci anche attraverso i social network Facebook e Twitter, ovviamente le pagine ufficiali Barsport TV Parma. Assolutamente, allora insomma parleremo con voi, faremo le domande al tecnico del Parma, ma parleremo anche con i nostri opinionisti. Sono con noi questa sera e ringrazio di essere con noi Michele Galerani. Buonasera a tutti. E buonasera anche a Sandro Piovani. Buonasera. Ieri ha fatto pausa, quindi l'abbiamo chiamato in servizio. Buonasera Carlo Chiesa. Buonasera a tutti voi. E dalla Gazzetta di Parma abbiamo chiamato anche Paolo Grossi. Grazie, buonasera. Allora, quattro opinionisti perché insomma, come abbiamo detto, le domande più importanti dovranno arrivare da casa. E la prima domanda, mi permetto, la faccio io. È una settimana particolare, non c'è stata la partita di campionato. Come si è svolto il lavoro? Che importanza ha una settimana di questo tipo ormai al rush finale del campionato? Beh, direi che è stata la settimana dove abbiamo ancora potuto mettere qualcosa dentro a livello di lavoro, anche se qualche giocatore per le varie nazionali era via, però abbiamo fatto un buon lavoro, abbiamo fatto giovedì, mercoledì, giovedì e venerdì di settimana scorsa addirittura doppia seduta, per cui li abbiamo mandati via poi per sabato e la domenica abbastanza carichi di lavoro e adesso vediamo di gestire al meglio questa settimana per prepararci per la domenica sabato contro il Pescara, che è chiaramente una partita importantissima. Una partita ovviamente importantissima. Io direi allora di iniziare già con le domande dei tifosi, così vi facciamo un po' capire cosa intendevamo prima mentre ve l'abbiamo spiegato. Allora, la prima grafica riassume alcune domande che riguardano il campionato del Parma. Benissimo nel girone d'andata, difficoltà maggiori invece nel girone di ritorno, almeno in questa parte. Allora, i tifosi si chiedono: queste difficoltà sono più dovute ad un fatto mentale, psicologico, ad un calo fisico? Beh, direi che è sempre un insieme di cose, identificarla in una cosa soltanto diventa difficile e complicato. Sento diverse campane, diverse opinioni, chi dice che ormai ci si è accontentati di quanto si è fatto, io credo che questo non sia sicuramente la cosa giusta. È indubbio che un calo c'è stato a livello di risultati soprattutto e questo non è positivo. Se non sbaglio l'anno scorso in questo momento forse non avevamo nemmeno i punti che abbiamo oggi, però non mi piace stare a fare calcoli o statistiche ragionando per quanto si è fatto nel passato. Io credo che adesso ci siano 9 partite importanti, 9 partite vogliono dire 27 punti in palio e cercheremo di raccogliere quanto più è possibile. È chiaro che nel rush finale tutte le squadre, chi per un motivo chi per l'altro, ha delle difficoltà o ha delle necessità e quindi per un motivo diverso hanno degli obiettivi e quindi una carica particolare, però noi dobbiamo veramente interpretare ogni gara in maniera singola, sapendo che ci sono 3 punti in palio e cercare di raccogliere il massimo che si può, partendo già da sabato che, ripeto quanto detto poc'anzi, è una partita estremamente importante. Chi rompe il ghiaccio? Io. Prego. Perché mi leggo a questa domanda e relativa risposta rifacendo una domanda che ti ho fatto un mese e mezzo fa circa, dopo una dichiarazione fatta da Alessandro Melli qui, che disse che il Parma ha un problema atavico e cioè a un certo punto non riesce mai più a fare quello scatto per combattere per il massimo livello.
e tu mi dicesti non sono d'accordo con Sandro. Poi è arrivata la crisi, cioè crisi. Poi è arrivata la crisi dei risultati, sono mancati i risultati. Beh, sai, se andiamo a vedere il campionato scorso, è vero che fare sette partite di fila, sette vittorie di fila succede, non succede tutti i giorni, questo è pacifico, quindi non è che noi pensiamo adesso di fare un rush finale, magari, ben venga, però è difficile ipotizzare una cosa di questo tipo. Io dico non sono d'accordo perché non ho vissuto la realtà di Parma 2, 3, 4, 5 o 10 anni fa, quindi è un tipo di atteggiamento questo che non ho, ripeto, vissuto sulla mia pelle e faccio fatica a concepirlo, perché il mio modo di ragionare, il mio modo di pensare è differente e quindi so che comunque devo fare fatica, so che comunque in campo ci devo stare per 90-95 minuti e se vado fuori dal campo senza avere la convinzione di aver dato il massimo di quello che posso dare in questo momento non posso essere soddisfatto, per cui tutti gli altri ragionamenti mi riesce veramente difficile digerirli. È chiaro che bisogna riprendere un attimo la strada giusta, la strada maestra, e questa vuol dire cercare di unire oltre al gioco anche dei risultati, perché la classifica riesce a scalarla solo in questo modo. Avevo una domanda anch'io, prendendo spunto dalla domanda dei tifosi e dalla domanda di Michele. Comunque alla fine del girone d'andata 29 punti, si arrivava da tre vittorie consecutive, al di là della calma che si predica sempre perché l'obiettivo è la salvezza eccetera, nella testa dell'allenatore, ottavo posto, 29 punti, c'è quel qualcosa in più che ti fa dire ci possiamo provare a arrivare in Europa? Abbiamo le caratteristiche e le possibilità per arrivarci? Ma io veramente faccio fatica a pensare a lunga gittata, quindi è chiaro che aver finito il girone d'andata a 29 punti vuol dire aver fatto un buon bottino e in quel momento il mio pensiero è quello di affrontare la partita successiva sapendo che si può incrementare il bottino in termini di punti ma senza fare troppi ragionamenti, troppi calcoli o voli pindarici. Questo non sono mai stato abituato nemmeno da calciatore, io ho vissuto fortunatamente nella mia carriera più momenti positivi che negativi, però anche nel momento in cui ho avuto la possibilità di vincere una Coppa dei Campioni, una Champions League piuttosto che uno scudetto, per me finiva lì, era importante quello che succedeva da domani in poi. E cercando di vivere al meglio e al massimo quello che mi si presentava, ma tutte le volte che ho pensato di fare calcoli, ragionamenti a lunga gittata, immancabilmente non ci si azzeccava mai. Quindi è indubbio che avere avuto 29 punti ti fa essere più ottimista, quindi ti fa ragionare con, come dire, con più tranquillità e magari intravedi anche degli obiettivi futuribili importanti. Però so qual è la nostra dimensione, so che questa squadra, se oggi ha raccolto questi punti è perché evidentemente ha meritato questi punti. Poi possiamo anche dire che abbiamo giocato tante partite raccogliendo forse anche meno di quanto era lecito aspettarsi, ma una cosa è certa: il Parma, da quando sono io al Parma e alleno il Parma, sono convinto che non ha mai, forse in un'occasione o due, possiamo dire c'è andata un po' bene, ma sicuramente non abbiamo mai raccolto più di quello che era lecito aspettarsi. E quindi questo mi fa ragionare semplicemente in un modo, che dipende da noi, dobbiamo lavorare, dobbiamo cercare di crescere sotto ogni punto di vista, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista fisico, dal punto di vista della mentalità, perché insieme le cose poi ti portano a centrare degli obiettivi. Se fai affidamento solo ad un aspetto, poi gli altri vengono meno e tutto si complica. Sandro. Anch'io ti ripeto un tema che abbiamo purtroppo affrontato spesso, soprattutto durante le conferenze stampa post partita. Il Parma gioca anche bene, ma non conclude per quello che produce. Secondo te qual è il problema? Ma a volte bisogna anche essere onesti, obiettivi e dire che ci possono essere anche dei limiti. Questo non vuol dire essere
di scarso livello, però ci sono anche dei limiti. Io da calciatore ho avuto la possibilità di vincere molto, nella mia carriera ho fatto pochi gol e questo spesso e volentieri lo dicevano, o anch'io andavo ripetendo, però insomma ero uno che andava bene sul fondo, facevo grandi assist, mettevo nelle condizioni i miei compagni. Sì, è tutto vero, è verissimo, però è altrettanto vero che il fatto di non fare gol era un mio limite, era un mio difetto, e quindi bisogna essere a volte anche obiettivi e riconoscere questo. Ciò non toglie che si può migliorare, questo è indiscutibile, e migliorare passa solo attraverso il lavoro, e settimanalmente mi sforzo con i ragazzi di cercare di incidere da questo punto di vista, e quindi non accontentarsi mai, di non essere mai soddisfatti di quanto si fa, ma bisogna puntare ad andare sempre un po' oltre. Uno che fa il nostro mestiere, soprattutto che fa il calciatore, non tanto l'allenatore, ma il calciatore, deve avere questo gusto di stupire, e riesci a stupire solo nel momento in cui tu riesci ad andare un po' oltre quelli che possono essere i limiti di una persona normale. Paolo, finiamo il primo giro. Sì. Poi torniamo a sentire ovviamente gli amici da casa. Prima parlavamo del differente rendimento tra l'andata e il ritorno, così come abbiamo cercato in queste settimane di spiegare, di analizzare un po' il momento, parlando anche di differente rendimento tra partite in casa e partite in trasferta. Ma la statistica che mi incuriosisce di più e che vorrei sottoporre all'allenatore, perché a me francamente dà anche un po' fastidio, e credo che ne darà anche a lui, è quella del primo quarto d'ora, meglio dire della prima mezz'ora della partita, per cui il Parma in 29 giornate nella prima mezz'ora ha segnato 2 gol. Sono 15 ore di gioco in cui si sono segnati 2 gol. Io mi sono segnato le squadre che hanno fatto meglio nella prima mezz'ora di gioco: la Roma ne ha fatti 23, la Fiorentina 18, la Juve 17, poi la Sampdoria 3 e il Pescara, la Sampdoria 3 e il Pescara 5. Ci sono anche squadre che fanno... Noi siamo quelli che hanno fatto meno gol nel primo quarto d'ora, 0, nel secondo quarto d'ora 2 gol. E allora, quando cominciamo a parlare di partite in cui si raccoglie meno di quello che si potrebbe, dopo c'è ovviamente anche il peccato originale di aver tante volte buttato via una fase iniziale in cui forse l'atteggiamento non è giusto. Ne ho parlato anche con il preparatore Andreini qualche settimana fa, proprio chiedendogli se ovviamente... Stiamo facendo vedere una domanda che era arrivata da casa, che avevamo preparata, perché il tema era ovviamente questo. Lo staff tecnico, consapevole di questo, non capisco che non sia neanche poi tanto facile, ma su cosa si lavora? Io con lui ho parlato della possibilità del riscaldamento, lui mi aveva parlato che sono state delle variazioni nel riscaldamento pre-partita, cioè per cercare di svegliare anche la testa, anche l'atteggiamento, anche il carattere della squadra, perché aggredisca la partita, non dico come fa la Roma o la Fiorentina, ma comunque in maniera più aggressiva, diciamo. Che non a caso sono tutte squadre che stanno sopra di noi. E devo dire anche però, a onor del vero, che in realtà poi ci sono degli ottimi finali, per cui si vede che la tenuta atletica e fisica del Parma c'è, che un certo orgoglio per quello che si sta facendo in campo c'è, però è chiaro che tante volte se parti male poi fai fatica. No, ma non è mai l'aspetto fisico, questo l'hanno dimostrato sempre, è sicuramente quella parte, quella sfera mentale che ancora fatica ad essere come dovrebbe essere, e quindi spesso e volentieri si parte ancora aspettando un po' quello che l'avversario fa. Vediamo un po', è chiaro che non è così semplice il discorso, però a livello inconscio spesso questo accade, e quindi ci si adatta un po' a quelle che sono gli atteggiamenti dell'avversario, e questo è estremamente negativo per come intendo io interpretare la partita e il calcio in generale. Ma in questo c'entra anche un po' il fatto di variare a volte il sistema di gioco da una partita all'altra, per cui magari la squadra quando entra in campo dice vediamo se così funzioniamo bene, no, questo lo escludo assolutamente, non può essere questo, anche perché quando si decide di fare una cosa, anche dal punto di vista tattico, a me piace che sia condivisa da tutti, e quindi difficilmente, poi è chiaro che durante la gara, quando si cambia modulo, è un ragionamento diverso, ma a priori è sempre un discorso che è condiviso da tutti, e quindi tutti sono convinti che quello debba essere la strada giusta per quella partita. Si torna al discorso un po' mentale, è quello, è l'atteggiamento mentale di una squadra che ancora a volte non ha
la convinzione, la coscienza di determinare subito e di essere lei a imporre un certo tipo di gioco, di atteggiamento, e questo ci penalizza. È chiaro che questo è un limite, come dicevo prima, ed è un handicap, perché partire sempre un po' col freno a mano tirato, con qualche freno a mano tirato di troppo, condiziona poi l'andamento della gara, che poi magari si sblocca strade facendo, però butti via inutilmente del tempo. Monica, ricominciamo allora, da casa. Visto che lei sta parlando di moduli e si sono espressi due calciatori in particolare, ovvero Amauri e Sansone, proprio riguardo ad una preferenza, abbiamo raccolto le testimonianze, hanno detto che nel 4-3-3 si trovano meglio. Dopo la partita con il Torino ne avevano parlato. Sì, infatti, ecco. Era giusto sottolinearlo. E lei pensa che con questo modulo il suo Parma si riesca ad esprimere meglio? No, io non penso che il Parma si possa esprimere meglio con un modulo piuttosto che un altro. Io penso che il Parma, così come le altre squadre, debbano vivere anche di situazioni, mi spiego meglio, cioè di capire e comprendere anche i giocatori che in quel momento ti possono dare qualcosa di più, e in funzione di quello poi, non solo in funzione dell'avversario, decidi di mettere in campo una squadra con un modulo piuttosto che con un altro. Contro il Torino è chiaro che Amauri e Sansone erano ben felici di giocare con 4-3, ma oltretutto lo stesso Sansone è entrato anche strada facendo, non subito, però si può giocare. Io torno a un discorso di un mio vecchio allenatore che diceva: si può giocare con tutti i moduli possibili e immaginabili, ma alla fine la cosa che conta veramente è riuscire ad andare in campo con la determinazione giusta, con la convinzione giusta di voler determinare qualcosa e avere la voglia soprattutto di correre, di muoversi, di farsi vedere, di giocare la palla, perché poi alla fine il gioco del calcio è fatto della soddisfazione di avere la palla nei piedi, e se uno non si propone in un determinato modo è chiaro che la palla la tocca poche volte. A volte si ha timore eccessivo dell'avversario e questo condiziona la prestazione, ma non è, magari con un determinato avversario che si dispone in campo in un certo modo puoi essere agevolato mettendoti anche tu di conseguenza con un modulo tattico rispetto a un altro, però che c'entra molto è l'interpretazione che i ragazzi danno e l'impronta che danno nella gara. Al di là del modulo, di queste praticamente 30 partite giocate, quale alla fine ha detto sì, questo è il Parma che volevo, questo è stato il Parma che ha interpretato nel modo migliore quello che ho fatto durante la settimana? Ma è difficile, lo so, è difficile forse. No, può essere anche molto semplice, perché è piaciuto a Parma-Inter. Mi è piaciuto a Parma-Inter. Beh, giusto, ognuno. No. Beh, sì, Parma-Inter è stata una bella partita. Vorrei dire che l'Inter probabilmente ha fatto anche condizionato da quello che è stato l'atteggiamento del Parma, però era legittimo anche aspettarsi qualcosa di più dall'Inter, no? Allo stesso primo tempo di Firenze, una partita che abbiamo perso, però l'Asse era giocato bene il primo tempo. Allora se parliamo di partite che abbiamo perso, quella col Napoli. Sì, sì, ma ci sono tanti momenti nelle varie gare, ma se a questo vogliamo collegare un modulo tattico preciso. No, infatti io escludo, partendo al di là del modulo. Fatica, no, vabbè, ci sono state partite che sono state veramente entusiasmanti, cioè adesso la partita con la Roma, anche se poi in tutta onestà forse era anche una partita che alla fine era difficile portarla alla fine, perché era il campo era diventato, però sono partite che entusiasmano, che danno veramente grande esaltazione, danno veramente una grande carica, una grande spinta, però ci sono state altre partite dal punto di vista anche tattico dove magari non abbiamo raccolto il risultato, che però personalmente mi hanno dato delle sensazioni positive. Questa è una squadra che ha, secondo me, ne ragionavo anche con i miei collaboratori nella settimana scorsa, ha dei giocatori assolutamente di buon livello, e che sono convinto che almeno per 4, 5, 6 giocatori della nostra squadra messi in un contesto di squadre importanti come può essere la Juve, il Milan piuttosto che l'Inter o la Roma o il Napoli farebbero assolutamente ancora meglio di quanto stanno facendo, però perché sono giocatori secondo me che non hanno ancora questa grande maturità
di riuscire nel Parma ad essere così trainanti, come invece in una grande squadra come potrebbe essere la Juve o il Milan, con l'aiuto di giocatori importanti riuscirebbero ad esaltarsi ancora di più. Questo fa parte un po' probabilmente della nostra dimensione, però sono giocatori che hanno questa potenzialità, ancora devono riuscire a esprimerla al meglio. Senti Roberto, scusami, sì. c'è qualcuno che dice questa cosa di te, cioè quello che tu hai detto ai tuoi giocatori, c'è qualcuno che lo dice di te, c'è un nostro opinionista che viene ogni tanto, si chiama Antonio Cervi, che dice Donadoni è un grande allenatore ma adatto ad una grande squadra perché vuole sempre fare il gioco, vuole sempre giocare, in provincia non è possibile. Tu cosa rispondi? Io faccio un po' da ambasciatore in questo. No, sì, poi Antonio ci vuole intervenire da casa, ha il numero di telefono. Rispondo che è un'opinione come un'altra e quindi che è rispettabilissima. Non so, mi viene da chiedere, ma sarebbe meglio aspettare, stare tutti lì arroccati e quindi subire costantemente, puntare in una gara solo al contropiede, alla situazione di calcio inattivo per poter portare a casa poi il risultato pieno. Se questa è una filosofia, non è la mia filosofia, può essere condivisibile o meno, però non è il mio modo di ragionare. A me non mi piace pensare di subire costantemente l'avversario e poi approfittare della situazione. È chiaro che ci vuole un equilibrio, c'è sempre una via di mezzo, questo è pacifico. Non voglio essere estremista da una parte né dalla parte opposta. Bisogna trovare chiaramente il giusto equilibrio, però credo che il calcio sia un bellissimo sport che meriti di essere giocato nel modo migliore, e credo che il modo migliore sia quello di dare la possibilità, la chance ai giocatori di essere dei protagonisti e quindi di impostare e di creare e di essere in qualche modo determinanti e non di aspettare sempre, stare sul chi va là e poi sfruttare l'occasione. Scusa Carlo, sì. Perché... Carlo non ce la fa. Dopo lo scavalco. Volevo aggiungere una cosa, perché quando parlava di giusto equilibrio tra questi atteggiamenti, io credo che il giusto equilibrio, altrimenti quando si parla di sistemi, arriva la domanda a casa e l'allenatore risponde come risponde, la gente poi si fa l'idea che tira i dadi al sabato e decide se giocare con 3-5-2 o 4-3-3, ma cioè non è così ed è giusto, credo, far capire che il giusto equilibrio di un allenatore che vuole essere propositivo nel Parma è quello di sapersi, in base alla situazione, adattare, nel senso che conosce i giocatori, sceglie quelli che mandare in campo, studia durante la settimana l'avversario che affronterà e li manda in campo con la disposizione che secondo lui gli consentirà di rendere meglio. Credo che sia questo l'equilibrio che va a cercare un allenatore propositivo in una società di provincia, perché il Barcellona non ha bisogno di studiare tanto, studiano anche loro per carità di Dio, però poi va e impone il suo gioco, magari così fa la Juve, così fa il Milan, ne stiamo parlando comunque di allenatori che pure studiano gli avversari e hanno degli accorgimenti, ecco. Poi però il sistema vero e proprio, l'equilibrio di cui si diceva, è questo, io credo, cioè di sapersi adattare all'avversario, perché in provincia lo fai, magari con i grandi giocatori. Domenica scorsa siamo partiti con un atteggiamento tattico che inizialmente, probabilmente anche per la veemenza dell'avversario, quindi della Roma, ci ha creato più difficoltà di quello che pensavo. Certo. E subito poi ho cambiato in corsa e questo forse ha dato qualche sicurezza in più, però secondo me non è soltanto una questione prettamente tattica, è veramente la voglia di interpretare in un certo modo la gara che fa veramente poi la differenza. È chiaro che indiscutibilmente ci sono degli avversari che sono disposti tatticamente in un certo modo e quindi ci sono delle contrapposizioni che ti possono dare qualche vantaggio e quindi nelle uscite, nell'andare a prenderli quando loro partono da dietro, ti agevolano rispetto ad un altro modo. Carlo, parlando di modulo e di numeri, abbiamo visto 4-3-3, 5-3-2, piccoli sprazzi di 4-4-2 a gara in corso ogni tanto, ma... No, onestamente il 4-4-2 penso di averlo fatto forse in un paio di circostanze, sì, da quando sono arrivato qui. Ma gara in corso comunque, ma poi, mai dall'inizio. Adesso ho detto 5-3-2, cioè l'idea di giocare col 3-5-2. Sì, no, 3-5-2. Poi dopo, no, ma è chiaro che poi nello sviluppo del gioco, nei movimenti, ma sia in fase di possesso che in fase di non possesso, i giocatori poi muovendosi possono dare una sensazione che è anche giusta e corretta, magari dire che sia a 5 poi la difesa, ma solo e semplicemente perché l'azione
lo sviluppo del gioco ti porta poi ad essere in campo in un modo piuttosto che un altro. Ma sono questi gli unici moduli che lei vede per i giocatori che ha oggi? Faccio un esempio, con le difficoltà di andare in rete, soprattutto all'inizio, si parla spesso alla domenica, anche i tifosi che chiamano parlano spesso di un trequartista, no? E spesso c'è il... penso che ci siano anche delle domande dopo su... Beh, dilla che su Ninis, facciamo già vedere. Insomma. Su Ninis, no? E allora la gente dice, ma perché facciamo fatica ad andare in gol, non si può giocare col trequartista? Faccio la domanda al mister del Parma. 3-5-2 e 4-3-3 sono i moduli che si sposano meglio per i giocatori che ha? Sì, direi di sì. No, mi fa sorridere la cosa perché... sembra che adesso il trequartista sia quello che risolve tutto. Se così fosse, saremmo veramente degli ottusi. È chiaro che Ninis, nel caso specifico, è un giocatore che può fare trequartista, anche se prima che arrivasse a Parma, le poche volte che l'ho visto giocare nella nazionale, ha giocato da tutte le parti, fuorché da trequartista. Quindi, insomma, fa sorridere a volte questa cosa qui. È chiaro che ci vuole la duttilità, la capacità anche dei giocatori di sapersi esprimere anche in situazioni diverse, anche con un modulo tattico differente, perché questo indubbiamente ti dà più possibilità, più opportunità di giocare. Giocare col trequartista, cioè se volessimo giocare con la mezza punta e i due attaccanti, è chiaro che vuol dire cambiare qualcosa a centrocampo. A centrocampo abbiamo dei giocatori che fanno un po' più fatica a disporsi poi con i quattro piuttosto che con i tre o con i cinque, quindi diventa sempre un po' la coperta di Linus, no? Che tiri da una parte e ti scopre l'altra, però tutto è fattibile, tutto si può fare. È chiaro che già avere una squadra comunque che in campo ti sa proporre due o tre moduli differenti è già tanto, insomma non è poco. Mister, visto toccherebbe che... a me. Sì, scusami, però sai la turno, priorità sempre ai telespettatori. Il giro lo concludiamo. E allora, visto che i telespettatori sono molto più diretti, ci scrivono perché non fa mai giocare Ninis ed è Stefano da Fidenza. Un altro telespettatore dice, mister, se domenica non mette Ninis io tifo Pescara, no, addirittura. E poi ancora, ma perché lei proprio non lo vede? Ecco, il tifoso pensa questo, pensa che... insomma, non ci sia la stima calcistica, ovviamente. Ha parecchi parenti a Parma. Ha discendenza italiana, mi sembra. In quella zona, se non sbaglio. No, ma Ninis è un giocatore che ha delle ottime qualità, se no sarebbe venuto qui a Parma. E il fatto che ancora non riesca a dare continuità nelle prestazioni non è soltanto perché Donadoni si sveglia al mattino e decide che Ninis non può giocare nel Parma, ma semplicemente perché durante la settimana vedo e faccio delle valutazioni. Se dovessi pensare ad un giocatore come Morrone, che è l'altro nome che dal punto emerge di vista, spesso nei messaggi, dal punto di vista dell'impegno, dell'applicazione, della serietà, è veramente encomiabile, però ha giocato pochissimi minuti, ma anche a me ferisce non poterlo utilizzare come vorrei in funzione di quello che poi durante anche la settimana esprime, però ci sono delle scelte che vanno fatte e quindi a volte si va un po' a discapito di un giocatore piuttosto che un altro, ma il fine è sempre quello di cercare di essere positivi, cercare di essere comunque di presentare una squadra che sia competitiva, insomma, questo, quindi non c'è nessun pregiudizio nei confronti di Ninis, ci mancherebbe altro. Mi fa piacere che lui abbia dei sostenitori, ma vorrei che questi sostenitori lo fossero anche per tutto il resto della squadra, perché ci sono tanti altri giocatori che meriterebbero di avere spazio, però la competitività anche all'interno di un gruppo è questa, e poi alla fine cerco di premiare quelli che mi danno risposte migliori. Io non capisco neanche molto perché poi tutti questi sostenitori, dire la verità, perché non è che fin qui abbia fatto vedere grandi cose da farsi rimpiangere se non gioca. Era lo stesso discorso di Marquez, che molto spesso ma Marquez è stato fatto. Qualcosa, Monica, Marquez qualche numero ti può aver fatto, qualche numero così magari anche fine a se stesso, che... Ninis, per carità, sarà bravo, diventerà ancora più bravo. Io non è che mi senta di perorare la causa di Ninis in questo Parma come il toccasana, ecco, almeno per quello che si è visto fino adesso. Posso aggiungere? Perché sì, in realtà
mi sarebbe piaciuto essere diretto quanto i telespettatori, e la mia domanda era più o meno quella. Perché io vado anche diretto comunque, nel senso che è stato un errore di valutazione a priori, oppure è uno di quei limiti di cui tu dicevi prima, cioè una squadra qualche volta non fa gol perché oggettivamente, diciamocelo, magari ha dei limiti. Allora, potrebbe anche essere un giocatore che ha qualche limite, e a questo lego anche che cosa è successo con Pabon? Non è successo. Che sia successo qualcosa, cioè Pabon, dalle immagini che abbiamo visto del campionato sudamericano, della Coppa Libertadores, faceva delle cose strabilianti e qui non è riuscito a ritrasformarle. Pabon è un giocatore che indubbiamente ha delle qualità. È un giocatore che però, come tanti giocatori, hanno anche la necessità di avere un certo tipo di percorso che li faccia anche avvicinare ad una realtà e ad un campionato che non è chiaramente quello della Colombia dove lui giocava, perché a me è capitato spesso di parlare con ragazze e mi diceva sì, in Colombia è più facile, quando ricevo palla i difensori sono meno marcatori, sono meno asfissianti, ti danno la possibilità di girarti di più, di poter impostare il tiro, di andare a concludere, e lui, dotato di un grande tiro, ha fatto dei gol straordinari anche da 25-30 metri. Qui in Italia è diverso, è differente, e quindi il suo percorso poi si è interrotto a gennaio perché si è deciso di fare diversamente, ma probabilmente se fosse rimasto con noi con la pazienza giusta anche l'anno prossimo avremmo potuto avere un giocatore completamente diverso da quello che è stato nelle sue prime apparizioni nel nostro campionato, però era assolutamente una scelta ponderata che si pensava potesse veramente portare dei buoni risultati. Così non è stato, ormai la scelta è stata fatta, quella di cederlo e di mandarlo a giocare attualmente in Portogallo, e quindi noi dobbiamo guardare avanti, ma non è che ogni volta che un giocatore non esprime quello che si pensa all'inizio sia stata una scelta sbagliata oppure un fallimento. Io mi ricordo di grandi giocatori, lo stesso Platini, per dire uno, il primo anno alla Juventus, e tutti dicevano insomma che cos'è, poi dopo sappiamo che cosa, o Crespo a Parma, o lo stesso Zidane, insomma è piena la storia di esempi di questo genere. A volte bisogna avere anche la possibilità di avere un po' più di pazienza, però oggi pazienza se ne ha pochissima, basta accorgersi il tipo di considerazione che si fa da una domenica all'altra nei confronti di una squadra. Io mi ricordo di come si parlava fino a un mese e mezzo fa del Milan e cosa sta facendo il Milan adesso. Insomma, bisogna avere un po' più di equilibrio, e questo a 360 gradi, se no diventa troppo facile. Tant'è che dicevano che volevano Donadoni un mese e mezzo. Ecco, ha toccato argomento Milan. Ma questo lo teniamo dopo la pubblicità. Creiamo la suspense. Andiamo in pubblicità, poi torniamo con la risposta su questo tema e su tanti altri temi. Eccoci di nuovo in diretta, eravamo rimasti in debito di una risposta, no? Cioè? Discorso, cioè... Allora, la possiamo vedere? La vediamo, la che l'abbiamo vedere. Fatta in tempo abbiamo reale. Abbiamo una domanda, visto che lei ha aperto il capitolo Milan. Nei mesi scorsi in molti l'hanno accostata al Milan, solo voce, c'è stato un contatto vero e proprio tra la dirigenza rossonera e quella crociata? Non c'è stato assolutamente nessun tipo di contatto, ma questo lo dico in assoluta sincerità e tranquillità, non ho nessun motivo di dire qualcosa. Tendenzialmente sono uno che se dice è perché è convinto di dire una cosa esatta, altrimenti preferisce stare zitto. Posso rassicurare tutti che non c'è stato assolutamente nessun tipo di contatto, se non perché spesso e volentieri succede che si leggono sui giornali determinate cose e scrivono determinate cose sui giornali e poi dopo la risposta dobbiamo darla noi.
Cioè, i giornali scrivono e poi noi dobbiamo rispondere a quello che... Però c'è che, sempre che... il sistema, no? della voce fatta filtrare. È un po' comoda però la cosa, fatta in questi termini, insomma. No, perché noi abbiamo le nostre fonti, quindi abbiamo sentito... Bene, però, che se la fonte è attendibile, che ti dia una risposta alla fonte. A me personalmente mi piace molto comunque. No, ma è molto semplice, molto spicciola come concetto. La clausola recissoria quindi non c'è. Non esiste nessun tipo di clausola recissoria, quindi sono veramente, per me è fatica fisica, veramente un dispendio di energie che non voglio avere, perché le energie mi servono veramente per allenare il Parma, per far bene a Parma e come ho detto prima, mi piace pensare a quello che devo fare domani e non a quello che farò a fine campionato, perché quello lo ragioneremo al momento opportuno. Adesso non mi interessa. Faccio un passo indietro. Prima avete parlato di Pavon, prima si chiedeva di Ninis. Discorso Sansone invece. A inizio stagione è stato lo stesso giocatore a dirlo, insomma si è parlato della possibilità di lasciare il Parma, che poteva avere delle occasioni per giocare. Invece lui ha detto, proprio qui anche a Basport, sono rimasto anche perché lo stesso Donadoni ha detto alla società: no, questo giocatore lo voglio tenere qui. Quali sono state le caratteristiche, cose che l'ha convinta in Sansone, che fino a quel momento ovviamente ancora aveva fatto poco, soprattutto aveva giocato in... No, beh, l'atteggiamento che lui aveva. Poi lui ha fatto i primi 10 giorni di preparazione benissimo, poi ha avuto un guaio fisico, sì, che l'ha tenuto veramente bloccato per parecchio tempo, e questo, se potevo anche ragionare con comodità e dire, insomma, è un giocatore che ancora non mi ha fatto vedere nulla, che ha questo problema fisico e quindi mandiamolo a giocare da qualche parte, però non so, intravedevo qualcosa di estremamente positivo e questo mi ha fatto ragionare in questo modo insieme con Leonardi, e abbiamo sposato questo tipo di concetto e quindi siamo contenti. Mi ricordo anche il ragazzo stesso che una volta poi rientrato era venuto, aveva chiesto di parlare con me, dice: mister, io sono uno che voglio giocare. Sì, bravo, trovami uno che non vuol giocare. Però si capisce quando uno ha già le idee molto chiare, sembra, quando uno, sì, è uno che sa quello che vuole, forse ancora non sa che ha e deve ancora migliorare in parecchio, e questo è assolutamente una verità, perché ha ancora delle cose da migliorare, però ha questa volontà fortissima e quindi questo suo atteggiamento è estremamente contagioso anche per i compagni. Oggi poi esplosivo e vede la porta. Esatto. Esplosivo, fisicamente, vede la porta, sono due cose importanti. Carlo, poniti su Paolo. In Under 21 è entrato nel secondo tempo. Tempo al posto di Saponara. Sì. La butto lì. La butti lì così. La butti lì. Beh, ma il fatto che il Parma abbia dei giovani interessanti anche fuori vuol dire che i nostri dirigenti stanno lavorando bene. Non è che adesso si vuol fare il campanilismo oppure fare, tra virgolette, i ruffiani, ma questo è veramente fondamentale per una società della dimensione del Parma, è estremamente importante. Quindi avere tanti giovani fuori, diversi giovani che sono appetiti e appetibili, vuol dire che si è lavorato in una maniera estremamente positiva, e questo va dato merito ai nostri dirigenti, insomma. Mi è caduto l'occhio sul sondaggio, no? Parlavamo di due giocatori. Stavo guardando anch'io perché ci siamo, insomma, sbizzarriti un po' assieme ai colleghi della Gazzetta di Parma.it. Abbiamo pensato al sondaggio del lunedì. La domanda che ci è venuta in mente è: chi il Parma non si deve far scappare a fine stagione? Le nostre proposte sono state Belfodil, Biabiani, Donadoni, Mirante, Paletta, Sansone, Valdés, ovviamente in rigoroso ordine alfabetico. E mister, per lei, insomma, tantissimi hanno votato, il 60%, quindi la maggioranza ha detto che assolutamente il Parma non si deve far scappare lei, a meno che le quote non siano cambiate in questi istanti, no, vedo ancora il 60%, e poi chi la segue è proprio Sansone,
con il 28%, insomma. Beh, buoni questo attestati. L'abbiamo letto questo... subito, se mai che cambia fine, no, fine mi fa bene. può succedere anche questo, perché magari dal punto di vista della dialettica non sono così bravo, però ma questo è una gratificazione per uno che fa il mio mestiere, è estremamente importante, è una gratificazione importante, e questo mi dà ancora delle responsabilità maggiori, perché quando io avverto e mi rendo conto che intorno a me c'è un certo tipo di atteggiamento che è positivo, che è costruttivo, questo mi porta inevitabilmente a cercare di dare ancora di più, mi obbliga, me lo sento proprio sulla pelle questo tipo di sentimento, quindi mi auguro di non deludere nessuno, questo è il mio obiettivo, è la cosa a cui tengo, perché chiaramente i tifosi sono una parte estremamente importante, e avere l'appoggio della tifoseria è veramente quel qualcosa che ti dà la marcia in più. Abbiamo parlato di giovani come Sansone, un altro giovane che è iniziato molto forte l'avventura a Parma, ultimamente invece sta facendo un po' più fatica anche a trovare spazio, ovvero Belfodil. Su di lui, durante il corso del mercato invernale, a gennaio ci sono state le sirene, le attenzioni della Juventus. È un caso ora che abbia delle difficoltà, stia facendo fatica? No, ma la fatica è dovuta soprattutto al fatto che lui ha avuto, dal punto di vista fisico, delle difficoltà, perché da gennaio in avanti ha avuto, prima si è rotto un dito e questo l'ha condizionato, perché chiaramente diventa difficile anche per una questione di equilibrio negli appoggi, poi dopo ha avuto un altro problema, non alla caviglia ma sopra la caviglia, che l'ha condizionato e l'ha fatto allenare veramente in maniera ridotta, e in un paio di circostanze anche prendendo degli antidolorifici, perché altrimenti non riusciva, e questo è stato soprattutto il problema, la difficoltà. È chiaro che anche lui è un giovane e come tutti che i giovani fa gol come questi un grande gol questo, sì, che ha un potenziale importante, notevole, altrimenti anche altre squadre di livello superiore non ci avrebbero messo gli occhi, però dipende molto da lui, e come tutti i giovani ha quella sana incoscienza che a volte è positiva e che a volte invece diventa anche deleteria, però adesso spero che in questo finale di campionato riesca ancora a trovare la continuità giusta, perché sia per lui che per il Parma è importante. Un carattere un po' particolare? Dobbiamo farla questa domanda. A volte ho sentito anche dire, chiedo scusa, a volte no, ho sentito anche dire se è uno che si allena male. Non è uno che si allena male, e quindi non gioca perché si allena male. Trovo... Ti ha chiesto anche che prega. Sì, insomma. Ma una cosa, ma quel gesto del rigore contro la Lazio era riferito a lei? Ma non lo so se era riferito, non so se era riferito a me, perché dire di star zitti implica che qualcuno prima abbia detto qualcosa, ma io non ho detto assolutamente niente, quindi non so. Però ripeto, questo può essere interpretato come un po' quella sana incoscienza e quell'esuberanza a volte che bisogna sapere anche valutare nella maniera giusta, dargli il peso giusto. Quindi sono giovani che devono capire, che devono crescere. E dagli errori si impara a volte. E io il mio mestiere è quello di cercare di farli sbagliare meno, perché nella mia carriera ho sbagliato, ho fatto tanti errori dal punto di vista professionale, e quindi avendoli vissuti io sulla mia pelle so che cosa significa, e quindi ho il dovere di cercare di non fargli perdere del tempo e di fargli capire quanto prima che se fanno in un modo piuttosto che in un altro possono avere dei vantaggi. Però è altrettanto vero che spesso volentieri bisogna sbatterci la testa, e finché non si picchia la testa non si capisce. Il rischio è che perdano questi ragazzi giovani la voglia di imparare, cioè che arrivando, segnando qualche gol, avendo i primi titoli, le voci sulla Juventus, ti senti già arrivato e non hai quella voglia di imparare tutti i giorni, vero, con cattiveria. È vero, però io credo che in questo tutti quanti noi possiamo contribuire. Io come allenatore, voi come giornalisti, voi come stampa, come televisione, perché è chiaro che se
un giocatore che fa due o tre gol in maniera consecutiva in due o tre partite e cominciamo a fare ragionamenti, perché questo è il modo di comportarsi, perché le cose funzionano in questo modo. Io tante volte sento dire nel mio ambiente, negli anni di carriera, ma nel calcio funziona così. Vabbè, ma è vero, però ci sono delle cose che sono giuste, delle cose che sono meno giuste, delle cose che ci sono sbagliate, e non è perché ci si deve rifugiare dietro questa frase e quindi accettare tutto e far sempre andare bene tutto quanto. Ci sono delle cose sbagliate, cerchiamo tutti quanti, ognuno nel proprio ambito, di contribuire affinché questo accada meno, che migliori un po'. E quindi se la stampa, per dire, o le televisioni continuano a parlare di Donadoni in un determinato modo, ci sta che Donadoni, che non è una persona così intelligente, si monti un po' la testa e perda un po' la Trebisonda e quella che è la strada giusta. Quindi bisogna saperli aiutare tutti, insomma. Senti Roberto, ricollegandomi a questa, a questo che tu hai detto adesso, cioè di dire certi luoghi comuni possono anche essere cambiati, no? Il luogo comune maggiore di questa società era prenderselo un po' con gli arbitri, e quest'anno ho visto l'altro giorno su un quotidiano nazionale, forse per la prima volta da che mi ricordo io, magari mi posso sbagliare, non ci sono stati squalificati tra allenatori, dirigenti, accompagnatori, dirigenti, eccetera eccetera, presidente, perché ogni tanto anche il presidente sbroccava un po' a finita la partita. Questo secondo me l'hai portato tu. È stato difficile? Ti diceva qualcosa poi in camera caritati? No, no, devo dire che soprattutto con Leonardi c'è stato sempre una delle frasi che il nostro direttore ripete costantemente, forse anche un po' per scaramanzia, prima di una gara, è proprio quella: ragazzi, lasciamo stare gli arbitri, fateli lavorare, cerchiamo di portarli dalla parte nostra con un certo tipo di atteggiamento e non andando a rompere le scatole, perché sono esseri umani anche loro, e quindi a volte sono anche loro, come sono io, come sono i giocatori, permalosi. È chiaro che se uno lo vai a istigare tutte le volte, ci sta che in qualche modo poi alla fine gli venga anche di rifarsi. Quindi è un tipo di comportamento, di filosofia che mi piace, non c'è niente di più facile che cercare l'alibi o la scusa nell'arbitro. Tante volte avremmo potuto farlo, magari anche a ragion veduta e magari anche giustamente, però alla fine lì ci pensiamo noi, alla fine bene, è giù, e questo mi piace che lo facciate voi, mi piace, ci date una mano magari in questo senso, però credo che sia bello così, che sia giusto così. Io a volte trovo stucchevole quando anche qualche mio collega, no, io non voglio commentare dell'arbitro, non voglio dire dell'arbitro, però in quella circostanza, no, se non vuoi parlare dell'arbitro non c'è nessun però, fine, basta, chiudiamo il discorso. Poi dopo le cose si vedono, gli arbitri sbagliano, è chiaro che quando vanno a intaccare un risultato e quindi una performance e dei punti in classifica, ti fanno venire la rabbia e il nervoso. Però ormai non puoi più cambiare niente. Se avessi la certezza che dandogli addosso ogni volta avessi 6-7 punti in più in classifica, magari comincerei a pensare diversamente, ma non ho questa convinzione. Purtroppo no. Io mi devo togliere un sassolino ma dalla scarpa. Tutti. Nel senso metti che la scarpa sul tavolo. Io stimo Donadoni, ma sin dai tempi della nazionale non ho neanche ben capito poi perché è finita l'avventura nazionale, ma lasciamo perdere. Però una cosa non capisco. Biabiani punti. Un giocatore che dal mio punto di vista esprime il suo massimo potenziale partendo da dietro, che purtroppo non vede benissimo la porta, perché Biabiani punta? Beh, ma punta intesa come? Sì. Nel 3-5-2? Sì, esatto. Beh, nel 3-5-2 Biabiani ha giocato quante partite in quella situazione lì? Ha giocato a Genova, con Sampdoria. Sì, ha fatto forse due o tre partite. Le ultime, credo in casa successiva. Credo che abbia fatto due o tre partite in quelle vesti, e quando ha giocato in quelle vesti è perché a Genova non avevamo disponibile Belfodil. Ecco, è più una necessità per mancanza di altri o perché Donadoni crede che possa esprimersi anche no, in quel, io non in credo, io non lo vedo. Non lo vedo, se devo fare una scelta, non lo vedo come prima scelta attaccante. Che poi possa adattarsi anche a fare l'attaccante, perché se non sbaglio lui forse il campionato più prolifico che ha fatto è stato qui a Parma giocando da attaccante. A Genova fece due gol,
giocando da attaccante, credo adesso non ho grande memoria storica, ma credo di ricordarmi, anche se poi alla fine dell'anno probabilmente ha fatto solo 6 o 7 gol, non ne ha mai fatti. Comunque il gol è un po', come lo era per me, forse un po' il suo limite, però è un giocatore che ha bisogno di avere spazio, campo davanti. È un giocatore che secondo me ha delle qualità straordinarie, che ancora fa fatica a capire i momenti del gioco, a leggere bene le situazioni, e quindi tende molto a fare, come dire, non dico sempre le stesse cose, ma lui ha delle cose che sa fare molto bene, le ripete spesso, e ancora non riesce ad avere quella completezza in, ad esempio nel gioco senza palla. Senza palla lui fa molta più fatica. È un giocatore che per le qualità fisiche e atletiche che ha dovrebbe trovarsi 2, 3, 4 volte a partita davanti alla porta, poi può anche sbagliare gol, ma ricevendo palla per andare a concludere, questo lui ancora fa fatica a farlo, ed è una sua difficoltà, è un aspetto che deve cercare di migliorare. Andiamo a casa a vedersi qualche sms. Certamente, ne sono arrivati tantissimi e ci scrivono: mister, ci può dire per favore il ruolo esatto in cui Ampuero può rendere al massimo? Rimanga, la prego, Luca da Parma. Ormai questa cosa l'abbiamo ringrazio Luca. Beh, Ampuero è un ragazzo che è venuto qui dopo che era qualche mese fermo, era rimasto fermo, e fisicamente si è presentato con grandi difficoltà. Direi che è un ragazzo che in questi mesi ha lavorato dal punto di vista fisico, dal punto di vista dell'atteggiamento, dal modo di interpretare l'allenamento in una maniera straordinaria, e il fatto che abbia giocato domenica scorsa a Roma è stato semplicemente una conseguenza di questo. È un giocatore che nel suo campionato precedente era in nazionale impiegato in un modo, nel suo club in un altro. A volte anche nel 3-5-2 messo sull'esterno, però ritengo che non abbia la fisicità e la gamba, giusto per parlare di gamba corta, per poter fare tutta la fascia, e credo che l'interno di centrocampo sia un po' il suo ruolo. E anche parlando con lui, perché poi a me piace sentire il loro parere, la loro opinione, quindi le loro considerazioni, io gli ho chiesto proprio in maniera molto franca e diretta: ma secondo te dove potresti giocare bene in un ruolo nella nostra squadra, sia che giochiamo con il 4-3-3 o nel 3-5-2? E è venuto fuori quel ruolo lì, insomma, anche per lui, e credo proprio per questa sua capacità dinamica possa fare quel ruolo lì all'interno di centrocampo. Prendo spunto dall'SMS di Andrea, anche se altri telespettatori ci hanno chiesto di questo ragazzo, ovvero Cherry. Secondo lei può diventare un giocatore importante per il Parma? E un altro telespettatore, sempre riguardo a Cherry, aveva scritto se magari a fine stagione, con salvezza acquisita, insomma, troverà maggior spazio per mettersi in mostra anche in prima squadra. Beh, l'abbiamo portato domenica scorsa nell'ultima partita di campionato con noi, e facendolo anche tornare dalla nazionale dove era impegnato, si stava preparando, oltretutto hanno anche gli europei in ballo, e quindi è una competizione estremamente importante. È un ragazzo di cui si sente parlare molto bene. Non dobbiamo fare l'errore che ho detto poc'anzi, cioè quello di... Non ne parliamo. No, è giusto parlarne, è giusto riconoscerlo, è giusto dare i meriti, però non bisogna sovraccaricare questi ragazzi, perché ha 16 anni, 17 anni, ha una grande fisicità. Mi è piaciuto vederlo domenica nello spogliatoio a Roma, che era seduto e guardava la maglia di fianco appesa, la sua maglia, lo vedevo lì che la osservava. Mi piace questa genuinità, questa semplicità, che infatti gli ho fatto subito la domanda: ma che c'è, non ci credi? Sì, non mi sembra vero. È una bella risposta di un ragazzo semplice, acqua e sapone, che ha voglia. Bisogna che riesca, che tutti quanti noi contribuiamo affinché questa voglia continui a rimanere, perché lo aiuterà a crescere e a diventare un giocatore probabilmente importante per il Parma, ma non solo, mi auguro, per il Parma, ma deve fare il suo percorso, e quindi questo è già un avvicinamento a qualcosa di estremamente importante, perché
nel passato ci sono stati giocatori che a 16-17 anni sono arrivati, si sono dimostrati subito dei talenti e pronti. Lui ha una grande fisicità che chiaramente lo aiuta. Se non sbaglio, nelle ultime due partite nel suo campionato ha fatto anche gol e gol vincendole. E quindi, però bisogna, è un ragazzo giovane e bisogna dargli il tempo giusto. Piano piano il mio obiettivo, l'obiettivo della società è quello di portare anche un giovane di Parma a poter essere un protagonista importante. Quello che vogliamo tutti. Su questo, c'è stato qualche momento in questa stagione, per esempio, noi giornalisti abbiamo sempre detto che c'era un po' di usura nel centrocampo, ovvero che tu usavi sempre gli stessi centrocampisti. Non è che sei stato obbligato, magari invece, che ne so, di fare tutti, magari quando entra nel nuovo centro direzionale dici, se invece di fare questo centro qua mi prendevano due centrocampisti. No, non lo so, no, faccio per dire. Questi... Però c'è stato un momento in cui ti sei sentito un po'. No, io credo di essere molto concreto in questo. È chiaro che la cosa più semplice sarebbe quella di dire, Presidente, mi prenda questo, però so capire qual è la dimensione nostra. E poi, non so, diventa anche stimolante, anche per me, riuscire a tirar fuori qualcosa da qualcosa magari del quale non ci si aspetta. Il centrocampo secondo me è quella parte nevralgica del campo che determina molto, sia in fase di possesso che non possesso palla. A volte qualcosa in fase di non possesso abbiamo concesso, però credo che abbiamo anche proposto qualcosa di positivo. È chiaro che per proporre qualcosa di positivo ci vuole della qualità e quindi si lotta. Con questa si lotta, ci fermiamo per un po' di pubblicità, poi torniamo con altre domande dallo studio e ovviamente da voi da casa. Fra pochissimo con Roberto Donadoni. Allora, torniamo in diretta, si parlava prima di centrocampo. Michele, vuoi agganciarti a questo argomento? Invenzioni, perché Roberto ha detto che gli piacerebbe trovare sempre su nuove soluzioni, no? Parlando dei giovani, l'anno scorso trovò una soluzione fantastica in Valdés, che quest'anno ha reso un pochettino meno. Tantissimi messaggi. Come mai? Immagino. Perché Valdés ha avuto quest'anno, dal punto di vista fisico, qualche difficoltà in più rispetto all'anno scorso. E direi che, a parte la squalifica di questa settimana, lui sta venendo da 2-3 settimane adesso dove si era allenato con una certa continuità e bene, come aveva fatto l'anno scorso. Precedentemente c'è sempre stato qualche intoppo, qualche difficoltà c'è stata. Sicuramente non è stato il suo rendimento come lo è stato nella passata stagione, ma lui è un ragazzo estremamente serio, è un ragazzo che sa riconoscere, è un ragazzo che non è mai banale, anche quando si parla con la squadra e si fanno certe considerazioni in merito alle partite, quando interviene dice sempre delle cose che hanno un senso, che hanno veramente un'importanza e un peso. È chiaro che il rendimento a volte è legato a tante situazioni, però sono convinto che da qui alla fine della stagione anche lui possa fare molto meglio di quanto non abbia fatto fino ad oggi, ed è sicuramente un giocatore che per noi al centrocampo è importante, così come è stato importante Marchionni, che è un giocatore ritornato qui a Parma, non dico quasi nel dimenticatorio. Per caso, diciamo. Però, no, ma forse no, per caso no, perché lo stava seguendo da sì, un po'. Sì, si parlava da tempo. Per caso no, perché in questo devo dare veramente atto e merito a Leonardi. Già prima me ne aveva accennato un po' della situazione di Marchionni e ero anch'io un po' scettico, in tutta onestà ero un po' scettico, ero un po' dubbioso, però devo dire che invece si è rivelato estremamente positivo, soprattutto perché è arrivato e ha avuto veramente la voglia di rimettersi in discussione, quindi si è messo ad allenarsi in un certo modo
si è applicato in un certo modo e questo l'ha riportato ancora alle luci della ribalta con un rendimento secondo me importante. Ultimamente anche lui con qualche problemino fisico ha avuto un po' un calo, però queste due settimane secondo me aiutano a rigenerare. Hai allungato la carriera a entrambi? Beh, ma io o credo, hai contribuito io a farlo? Io credo, sì, forse un po'. Posso dire di aver contribuito, voglio darmi questo merito, ma fondamentalmente se la sono allungata loro, perché è l'intelligenza e la capacità loro che gli permette di fare quello che stanno facendo, perché Marchionni si è trovato anche lui a giocare in un ruolo che non è mai stato suo, però quando tu sei stato un giocatore da nazionale, da Juventus, da squadre importanti, vuol dire che anche mentalmente hai qualcosa in più e questo qualcosa in più ti fa capire che puoi anche essere utilizzato in una maniera differente. Questo va solamente a giovamento della tua carriera. Scusa Beppe, siccome sono arrivati tanti messaggi di Cia Monica su Valdés, volevo aggiungere indubbiamente, un tema sempre caldo. Un paio di cose, analisi, perché ovviamente l'analisi è sempre diplomatica. Hanno citato anche un tuo articolo in un sms. Infatti alcune cose le ho descritte anche lì, cioè... secondo me due cose. Valdés quest'anno sta trovando difficoltà per una serie di motivi rispetto all'anno scorso. Uno, gli avversari lo rispettano molto di più, proprio vedo come marcano le traiettorie che vanno verso di lui, cioè cercano di tagliarlo fuori dalla manovra perché capiscono la sua importanza, cosa che magari nel finale della scorsa stagione, essendo una novità anche per gli altri, magari veniva meno. Tra l'altro il Parma nel finale di stagione. Quindi questo già lì può avere qualche difficoltà in più. Poi è vero che uno che gioca lì deve sapersi comunque smarcare, farsi trovare, e lui devo dire che tante volte lo fa comunque bene. Poi ha davanti giocatori diversi dall'anno scorso. L'anno scorso era Flocca e Giovinco e quest'anno giocatori che sono diversi, bravi per altri versi, però sicuramente attaccano gli spazi in modo diverso, hanno un'intelligenza dello smarcamento diversa e fare quei bei passaggi filtranti che fanno figurare bene il playmaker gli riesce più difficile quest'anno. Sì, sì. Poi i limiti è assolutamente vero. Poi dopo c'è anche è l'esecuzione sbagliata, c'è anche il momento poco felice, l'errore di però troppo. Però a volte si tiene la palla un momento di più perché non ha trovato la possibilità di darla subito. Questo invece proprio a suo carico devo dire che sta pagando un po' il dover svolgere funzioni difensive di recupero palla, di frangiflutti davanti alla difesa, per cui non è fisicamente tagliato e forse neanche troppo mentalmente, essendo stato a giocatore d'attacco di centrocampo esterno per tutta la carriera, e questo lo paga in termini di ammonizioni. Io vedo che tante volte... Indubbio, inizio stagione aveva già iniziato per arrivare subito a fare il filtro che deve, vuole fare, tante volte gli costa dei falli. Anche se in questo... È migliorato. In questo... No, però è migliorato indubbiamente. A volte ha preso anche delle ammonizioni in maniera un po' sciocca, un po' superficiale, e questo lui lo sa benissimo, che sia sottoscritto, che il direttore a volte lo martellano per questo motivo, perché a volte... Sì, perché lì sei sempre nel vivo del gioco, dai e prendi, è più facile essere ammoniti in quella posizione. E lui comunque, questa è una crescita che lui sta facendo, perché in quel ruolo è difficile, è complicato, è forse una delle posizioni più difficili e complicate all'interno di una squadra. Io voglio portare l'esempio di Pirlo. Mi ricordo quando Pirlo, come nasce Pirlo e poi come si è trasformato, ma nel suo percorso di trasformazione a diventare playmaker della squadra, insomma, anche lui ha avuto la necessità di imparare tante cose. E queste non è soltanto il fatto di avere 30 anni che ti possono aiutare o agevolare, ma ci vuole il percorso necessario, insomma. Abbiamo tralasciato un po' la difesa in questa chiacchierata, no? La difesa, sono arrivate se pensano alla difesa, partiamo, la domanda la faccio io così. C'è un nome che mi viene rompiamo il ghiaccio, la faccio io, insomma, dai. La difesa. Su Antonio Mirante, insomma, è croce delizia del tifoso. Gira in testa un altro. Anche a me ne gira in testa un altro. Ah sì, allora, prima faccio io il nome Mirante, poi dopo lo fate voi. Molto spesso a Basport ci dividiamo tra chi dice Prandelli non lo convoca mai, convoca invece De Santis, insomma, resta uno tra i più grandi portieri italiani, invece ci sono dei tifosi, insomma, a Pronto Chi Parma c'è stata una critica su di lui, invece dice che, insomma, ha delle difficoltà. Beh, insomma, è giusto, è pacifico che ci siano dei sostenitori o qualcuno che è avverso a questo, sì. Insomma, però io ritengo Mirante, cioè mi schiero dalla parte, ma non perché mi conviene fare questo tipo di ragionamento, mi schiero dalla parte di coloro che dicono che Mirante è un portiere che può arrivare alla nazionale.
che deve ambire alla nazionale, perché ha veramente tutte le qualità per poter ambire alla nazionale, ha degli aspetti del suo gioco che ancora possono e devono migliorare, ma ha le potenzialità per poter essere un portiere della nazionale. Fate l'altro nome. Invece dai. La vostra è? Beh, dai. Cedo volentieri no, a Camano. Dai. Sappiamo che è la stessa. Quindi cedo volentieri. Scaricano. No, si parla molto spesso, soprattutto nella trasmissione della domenica, dell'assenza di Zaccardo. Di quanto il Parma abbia pagato l'assenza di un giocatore così esperto e così duttile, che può fare il centrale, può fare l'esterno. Operazione che da sempre abbiamo detto economicamente impeccabile. Non si poteva probabilmente limitare una possibilità così grande al giocatore, negare una possibilità così grande al giocatore. Lui stesso ai nostri microfoni, però, San Siro, ha detto un treno così... Esatto, però il Parma ha perso qualcosa. Io credo che sia importante, insomma, avere... Io da giocatore, se avessi avuto una grande chance e la società mi avesse proibito di andare... Prima di giocare al Milan ero all'Atalanta, non ero proprio al Real Madrid. Soprattutto a 32 anni, insomma, è un treno che forse passa per l'ultima volta. Assolutamente sì, ma è semplice veramente. Io ero nello spogliatoio e più di una volta con Leonardi e con Zaccardo e con Cristian, mi ha detto: Cristian, tu cosa vuoi fare? Decidi tu cosa vuoi fare. Tu sai che qui sei un giocatore importante, perché altrimenti non giocheresti tutte le partite che hai giocato fino ad oggi, però decidi tu quello che vuoi fare. E quindi è stata veramente una sua libera scelta. Figli anche dei 29 punti, dai. Ok, però anche dei 29 punti, con 29 punti. Però al Milan non ha mai giocato. Adesso date la colpa a noi, perché non ha giocato. No, io ti sto facendo la domanda da ex calciatore, che sa che una situazione del genere è una situazione alla quale non si può dire di no, però... Sì, ma lui è rimasto, infatti, è rimasto estremamente, come dire, male, e non se l'aspettava di non poter essere nemmeno nella lista di Champions, perché aveva questa convinzione, come probabilmente chiunque fosse andato al suo posto in un mercato di gennaio. Però questo è successo, ma semplicemente in questi termini... Chiaro che per me Zaccardo era un giocatore importante, ma lo era anche per Leonardi, ma di fronte a manifestare una cosa di questo genere, un desiderio di questo genere, diventa poi complicato, anche perché se poi succede che rimani per una situazione che capita poi durante la partita, fai male o ti capita il periodo sbagliato e si comincia a fare i ragionamenti. Però era meglio se l'avessimo lasciato andare, perché è un giocatore che è rimasto qui insoddisfatto, si è fatto scappare la grande occasione e l'abbiamo tolta la possibilità di approdare al Milan. Cioè, è chiaro che dopo si possono fare 100 ragionamenti differenti in funzione di come vanno le cose. Però, insomma, la verità, la realtà è questa, che se fosse rimasto nessuno gli avrebbe detto nulla, saremmo stati tutti contenti, ma di fronte all'opportunità ha preferito fare questa scelta, e quindi noi abbiamo rispettato questa scelta, coscienti e consapevoli che avevamo anche in casa un materiale umano per poter sopperire ad una mancanza di Zaccardo, perché io ritengo che comunque i giocatori che abbiamo possono fare assolutamente bene. Poi abbiamo avuto Santa Croce che si è fatto male, adesso si è fatto male Coda, quindi abbiamo Paletta avuto... Paletta non è stato bene. Paletta ha avuto il periodo anche lui di difficoltà con il mal di schiena, un problema muscolare. È chiaro che questo ha un attimino ingigantito tutto quanto, ma la verità è semplicemente questa. E allora, si parla di mercato, ci ha scritto oggi pomeriggio, l'abbiamo sentito, un nostro collega, un amico di Bar Sport, l'abbiamo ospitato diverse volte. Un amico di Michele Gagliarani, sì. Salutalo, che ci sta ascoltando. Salutalo Michele. L'espressione non è stiamo stata... parlando... Salutalo, dai. Corre molto buon sangue, ecco, diciamo così. Stiamo parlando di Vanni Zagnoli. Ci ha scritto una serie di domande, alcune di queste abbiamo già risposto nel corso della trasmissione. Una in particolare la sfruttiamo adesso, perché si tratta del mercato di gennaio, se possiamo leggerla.
magari con la nostra grafica. Quanto ha inciso sul mercato di gennaio, intende lei, mister? Le scelte sono certamente condivise, ma chi ha suggerito acquisti e cessioni? Lui o il mago Leonardi? Più lei o il mago Leonardi? Avanni ha definito Leonardi mago, sì, eh? Sì, questo... sì. Noi abbiamo riportato proprio testuali parole. In che termini viene usato questo mago? No, penso nei termini positivi, estremamente positivi. Mago del mercato. Fin troppo positivo. Mi sembra una sviolinata. Sì. Ho capito. No, devo dire che tutte le scelte che sono state fatte sono state ragionate insieme con me, tra me e Leonardi, ma soprattutto con il presidente. Soprattutto il presidente, perché il presidente è bello ed è giusto che sia coinvolto in questo e direi che è estremamente costruttivo per tutti e tre a riuscire a ragionare e condividere un po' queste impressioni che abbiamo. E quindi tutto ciò che è stato fatto non è stato imposto da nessuno, a nessuno, ma è stato assolutamente condiviso. Poi dopo è chiaro che ci possono essere, anche da parte mia ci sono stati dei nomi, delle priorità, però a volte queste erano irraggiungibili o per tutta una serie di meccanismi non si potevano concretizzare, però tutto quello che è stato fatto insieme. Si è chiacchierato molto di Paletta, poi invece è rimasto. Si è chiacchierato molto di Paletta, hanno chiacchierato molto di Paletta, ma il ragazzo ha manifestato la volontà ferrea di voler rimanere. Di voler rimanere perché è convinto di giocarsi le sue chance. Insomma, Paletta ha 26 anni e quindi ha ancora tanta strada davanti. Ci fermiamo per un po' di pubblicità, l'ultimo minuto e mezzo, e poi dopo il finale con Roberto Dodoni. A fra poco. Torniamo in diretta, abbiamo un po' trascurato gli amici di Facebook e Twitter. Una super tifosa, non tanto del Parma, ma di Roberto Donadoni, ci ha mandato una foto su Facebook. Sandra, la guardiamo perché si va un po'. Lei dice... Sono quello di destra. Avevamo dei nidi di gazze, io e il mister, ai tempi che eravamo impareggiabili, scrive Sandra Ranieri. Questa è una bella foto. Ma lì me li tingevo, perché io sono nato così, me li tingevo. È una super tifosa del Parma, ma anche, dobbiamo ammettere, la tifosa del Milan, di quel Milan favoloso. Non riesco a capire dove... questo è una zona qua. A Tabiano Sasso. Glielo chiediamo a Sandra di scrivercelo su Facebook di dove la data e dove guardavo, è stata fatta lo sfondo, la foto. Ma non riuscivo, quella casa è indecifrabile. No, direi di no. Andiamo avanti con qualche SMS. Carino anche Riker lì, però. Sì, la giacca è proprio alla moda. A proposito, qualche telespettatore ci ha chiesto se magari ha avuto modo di sentire Van Basten e Gullit. Van Basten ieri. Ah. Van Basten ieri perché... Perché tutti gli anni, cioè negli ultimi anni sempre, così, nella normalità una settimana di vacanza la facciamo insieme. E allora si sta già portando avanti, sta già proponendo qualcosa. Sa far cosa, eh? Si sta già proponendo qualcosa e allora l'ho sentito ieri. Ma l'ho corretto un po' sull'italiano perché scrive minuti con tre N o... però insomma... Chissà far cosa, qualcuno potrebbe interpretare male la frase, specifichiamo, giocare a golf, la panchina del Milan, ci sono foto di loro insieme sparse per tutti i circoli d'Italia. No, ma al di là di quello la cosa, l'ho vista perfino a Scoglitti. La cosa positiva è che c'è rimasto, cioè è una di quelle, di quei rapporti, di quelle amicizie che pur non avendo una frequentazione come con altri amici, però tutte le volte che ci si vede sembra che non ci si sia mai lasciati ed è questa la cosa veramente positiva, ma questo accade per molti giocatori di quella squadra che mi capita di sentire o di incrociare e credo che sia stata soprattutto la forza di quella squadra. È chiaro che c'erano delle qualità tecniche importanti perché insomma parlando di Van Basten io non ho mai giocato con un giocatore della sua forza, della sua qualità. Però al di là delle qualità tecniche c'era anche un discorso veramente umano che faceva la grande differenza. E il fatto che siete diventati in tanti bravi allenatori vuole anche dire, è anche un,
dire, si fa capire come dire mai che la squadra... avuto dei bei maestri. Sì, ma anche come mai la squadra andava bene. Sì, sì, è tutto... C'era già una certa predisposizione a pensare a quello che si faceva. Ecco qua, qua da Sotti anche. Sì, qui siamo col presidentissimo, perché quello che sta nel mezzo è quello che ci ha avviati al gioco del golf, che poi è rimasto più indietro di tutti, che però... Ci lega una grande amicizia. Oggi però abbiamo scoperto che oltre al golf c'è anche un altro sport che la vede protagonista. Vediamo qualche immagine, oggi è apparso sul sito del PAR. Eccolo qua. Football americano, oggi ha ricevuto la squadra, l'hanno fatto provare a fare, ecco qua. Sì, è meglio non vedere Lucarelli lanciare la palla, ma la stessa cosa. È più o meno come quando la invia. La traiettoria è quella. Ma quando la calci come fa quella palla lì? Ma oggi ho provato, io ho... Eccola qua. Eccolo lì. Beh, insomma. Sì, ho... Non è facile, però quando la si calcia così da fermo non è neanche così complicato. Bisogna capire un attimino quali sono le dinamiche. E dipende un po' come la si colpisce. Però io avevo già provato quando ho giocato l'anno e mezzo negli Stati Uniti, perché mi allenavo al Giant Stadium, giocavo al Giant Stadium dove si allenavano i Jets e i Giants. Sì. E allora mi divertiva, mi piaceva andare anche a vedere negli allenamenti, ed è impressionante, quello che fanno dal punto di vista fisico, è veramente incredibile. Allora anche loro stessi oggi mi chiedevano, ma secondo lei in termini di velocità qui tra i suoi giocatori chi è che potrebbe fare essere un running back nel football americano? Allora si parlava di Biabiani. Biabiani sicuramente per la sua velocità ci può stare, però secondo me la seconda partita non la fa perché lo maciulano, lo disintegra. Però mette su tanti chili, potrebbe rallentarlo. Quindi. Sì, però io ho visto soprattutto in quel ruolo di running back atleti in America eccezionali, incredibili, così come vedevo i difensori loro. Da paura, perché li vedevi mangiare con 10-12 hamburger, mangiano proprio per fare volume, perché poi la loro dinamicità è soltanto 5-6 metri, quindi devono solo metterti davanti e non farti passare. E quando ti trovi davanti giocatori di 2,5-2,10 metri che pesano 140-150 kg, se ci vai a sbattere, senti, non è molto. A proposito dell'esperienza degli Stati Uniti, qualche volta non hai mandato, e secondo me giustamente, la squadra in ritiro quando giochi in casa. È una cosa che hai pensato anche sulla base dell'esperienza che hai avuto là? O... No, sul vissuto che ho avuto, sulle mie esperienze. E quindi la cosa più facile è sempre quella di fare le solite cose. E allora, siccome io credo e ho fiducia nei miei giocatori, nel materiale umano che ho a disposizione, se mi concedete questo termine, mi piace anche cercare a volte di responsabilizzarli ancora di più e quindi di coinvolgerli, semplicemente per quello, non perché voglio fare il diverso, voglio fare quello che si inventa le cose, perché poi non è neanche una cosa inventata da me, perché già l'hanno fatta anche altri. Ad esempio, quando adesso giochiamo in casa, da un po' di tempo a sta parte, facciamo lunedì mattina l'allenamento e il martedì lo do libero. Io lo facevo con Sonetti nell'83-84, quindi stiamo parlando di 30 anni fa. Quindi ci sono delle cose che secondo me il buon senso a volte suggerisce. Poi, ripeto, la cosa più semplice è quella di dire: la squadra perde, andiamo tutti in ritiro, stiamo in ritiro, perché così ci si concentra, ci si pensa di più alla partita, che poi invece spesso e volentieri dà l'effetto esattamente contrario. Quindi bisogna capire di che cosa la squadra ha necessità in quel momento, che sono valutazioni fatte in quel senso lì. E mentre stiamo vedendo... Il nostro regista trova foto, questa foto di un paio di mesi fa. Se volete umiliarmi. Allora, la foto della nostra amica Sandra Ranieri, ha scritto, non ha voluto mettere l'anno, perché ovviamente c'era presente anche lei. Per lei. Però eravate a Soragna. Soragna. Sì. Allora, io devo chiedere scusa a tutti i telespettatori. Alessandro che dice di sì, perché dovevi riconoscere la zona, visto che... No, ma sono dietro, all'interno del castello. Forse. Dicevamo, chiediamo scusa a tutti i telespettatori di cui non abbiamo letto gli sms, sono davvero tantissimi. Allora,
3 su tutti. Ciao Roby, sono 25 anni che ti seguo con grande passione, sei stato l'unico giocatore che mi ha divertito e ora sei un grande mister, le tue squadre giocano sempre molto bene, ti auguro un futuro ricco di successi e che un grande uomo come te merita. Non si è firmato questo telespettatore, invece si è guardato bene di firmarsi. E invece Luca ha scritto: buonasera mister, grazie per la sua eleganza e signorilità a Parma e nel Parma, pieno titolo ed un onore averlo con noi crociati, grazie e buon lavoro. E un'altra domanda che avevamo preparato raccogliendo gli sms dei telespettatori è: indipendentemente dal Parma, quale squadra vorrebbe allenare in futuro? Quale squadra? Cioè, cosa c'è di più facile nel rispondere ad una domanda di questo tipo? Cioè, tutte le grandi squadre, cioè squadre... Però allenato la nazionale, come allenato il Milan, squadre come la Juve, squadre come l'Inter, squadre come il Real Madrid, il Barcellona, il Chelsea, cioè tutte queste, il Manchester, cioè queste sono grandi, grandi palcoscenici, grandi squadre, grandi stimoli, e quindi il desiderio è quello di poter arrivare un giorno a allenare in una squadra importante di quel livello, però ripeto, so che il mio percorso è fatto di Parma e il Parma è quello che mi potrà aprire qualche possibilità importante, quindi è inevitabile che io debba e voglia far bene a Parma. Ultima, sì, ultima, siamo in chiusura. Ultimissima domanda, perché raccolgo l'anziano, anche un po' le domande. Le domande, no, che io ringrazio anche Alessandro da Napoli che ci manda email sulla nostra pagina elettronica di Bar Sport. Ne sono arrivati i complimenti anche per quello che ha fatto con la maglia del Napoli quando era al Napoli. Vai. Qualche volta, soprattutto dopo le sconfitte, bisogna dire, scrivono tanti telespettatori e dicono: ma Donadoni perché non si scalda in panchina, non riesce a motivare la squadra? Allora, spieghiamo che Donadoni non è né Cosmi né Mazzone, prima di tutto, no, e che la squadra la si può motivare, la si può motivare anche in altri modi, no? Ma non sarei un allenatore, ma sarei un attore. Io, a me piacerebbe anche fare l'attore, però credo di non avere né la fisionomia, probabilmente neanche le capacità per poter fare l'attore, e non riesco a essere finto, cioè vorrebbe dire fare qualcosa di finto, di artificioso. Io non voglio giudicare nessuno, perché ognuno di noi è libero ed è giusto che sia ciò che vuole essere. Io non riesco ad essere così, se badassi a quello vorrebbe dire che mi devo concentrare nel volere, nel dover fare quel tipo di atteggiamenti lì, e questo vorrebbe dire distogliermi da altro. No, faccio fatica a fare due cose insieme, quindi faccio fatica anche a farne una bene, se poi mi metto a ragionare a farne due insieme tutto diventa complicato. Io a volte mi viene la tentazione di prendere qualcuno per la collottola, ma cerco di farlo nello spogliatoio, di farlo nello spogliatoio, se è il caso che io lo debba fare. I miei giocatori lo sanno, è capitato più di una volta che io alzassi la voce, se però questo vuol dire atteggiarsi di fronte a 30 o 40 mila spettatori, vi dico subito, magari accadrà. Nella mia carriera di allenatore una volta è capitato che ho tirato il pallone fuori dallo stadio, non era uno stadio tanto grande, perché se no si fa fatica, però mi è capitato, un gesto di stizza l'ho fatto, il gioco era fermo, mi è capitato il pallone tra le mani, non so cosa mi è venuto in quel momento, ho scaraventato il pallone fuori dallo stadio, ma però insomma io credo che ci voglia un certo tipo di equilibrio sempre, e credo che non è una questione di immagine, è perché sono fatto così, semplicemente così, poi a qualcuno può piacere, a qualcuno no, e questo è lecito, però non chiedetemi di atteggiarmi e di fare sceneggiate in panchina, perché non ritengo, se io lo facessi in questo momento qui sono convinto che qualche mio giocatore si mette a ridere perché dice: ma che sta facendo? E quindi... Senti, Roberto, scusa, posso dire una cosa? Dunque, certo, non la vedremo neanche mai esultare come ha fatto Antonio Conte a Bologna in modo così palese, così prolungato? Beh, io non ho visto esattamente l'immagine, però esultare credo che sia giusto esultare, non so in che modo abbia esultato lui, perché vi dico in tutta onestà non l'ho visto in televisione e non posso giudicare, però esultare è bello, anche a me piace esultare, mi è capitato qualche volta di esultare in maniera anche un po' così forte, però insomma sempre nel rispetto di quello che è anche un ruolo,
credo che sia importante. No, stavo dicendo, adesso oggi è iniziata una settimana che porta a una partita che forse qualcuno potrebbe dare per scontata. Esatto. È questo il vero pericolo di questa sfida? Il discorso che ho detto oggi, ma non solo oggi, già qualche giorno fa ho detto ai ragazzi, dovete ragionare in questo modo. Io credo che in questo momento, se il Pescara può avere un vantaggio, il vantaggio è quello di giocare fuori casa, perché non ha la pressione del pubblico di casa che sta contestando, che sta facendo quello che sta facendo, e quindi dal punto di vista psicologico secondo me il Pescara adesso è meglio che giochi fuori casa, e si sente più libero, si sente più tranquillo, e quindi aspettiamoci un avversario ancora più difficile in questo senso, e non dobbiamo commettere questo errore di sottovalutarlo, di pensare che ormai è una squadra rassegnata, una squadra che è retrocessa, perché faremmo veramente non un errore ma due. Noi abbiamo l'episodio da ricordare nello spogliatoio, qualcuno c'era, di Parma-Bari 2 anni fa, l'ultima partita di Marino, Bari aveva già un piede e mezzo nella fossa. Nella fossa, venne qui e vinse. E quindi questo probabilmente, per chi sta dalla parte giusta, è il bello del calcio, per chi sta dalla parte giusta, però io devo cercare di non crearmi i presupposti perché questo accada. Poi magari può anche finire in quel modo, ma non perché io ti ho sottovalutato o penso che sia facile, che tu ormai sei rassegnato e ormai non hai più nulla da dire, da fare. Quell'anno lì eravamo con la gola, non come quest'anno. E allora tutti ringraziarono Alvarez perché fu il giustiziere di Marino. Al di là di quello vinse una partita in mezzo a una quindicina persa. Questa è cattiva. È però andata così. Dobbiamo finire con una cattiva. il tempo è questo. Poi Gasparini, che aveva già firmato il pre-contratto. Vabbè, adesso continuiamo. Va bene. Allora, noi ringraziamo davvero Roberto Dorelli. Grazie a voi. Grazie a tutti gli spettatori. Grazie davvero a tantissimi sms e messaggi da casa. No? Sì, scusateci ancora se non siamo riusciti a leggerli tutti. Allora, siamo in conclusione. Allora, ricordiamo gli appuntamenti della prossima settimana. Non ci sono. Ma stavolta per davvero. Perché tu hai chiuso la trasmissione di lunedì scorso dicendo non ci vediamo per 2 settimane. Per Pasqua non ci siamo perché non ci sono i tecnici. Quindi non c'è niente da fare. Non provate. Torniamo dopo la partita con il Siena, che diventa un'altra partita molto, molto, molto interessante. Ma ovviamente... sabato ci saremo con i nostri servizi per capire com'è andata questa sfida molto delicata, e molto importante con il Pescara. Grazie di essere stato con noi. A voi. Grazie. A voi. Appuntamento quindi tra 15 giorni con una nuova puntata di Basport. E adesso vi lasciamo con le immagini del servizio di Matteo Pia, Parma Channel, con quanto è successo oggi con in campo Collecchio, gli amici dei Panthers. Buonanotte. Buonanotte. Un pomeriggio diverso per i giocatori del Parma prima di riprendere gli allenamenti in vista della partita di campionato col Pescara in programma sabato al Tardini. I giocatori croati hanno infatti ricevuto la visita dei Panthers Parma di football americano, campioni d'Italia in carica da 3 anni consecutivi. Un altro orgoglio dello sport parmigiano è venuto oggi a trovare il Parma Collecchio, i Panthers, 3 volte di fila campioni d'Italia. Avete iniziato con una vittoria anche questa nuova avventura con Tommaso Monardi, il quarterback dei Panthers, ma anche il nipote di un ex crociato, quindi un legame ancora più forte con il Parma. Sì, mio nonno Aldo ha giocato nel Parma e negli anni 50 e fu un elemento determinante per quella squadra. Lui era un terzino e lui aveva vissuto quella promozione del Parma dalla C alla Serie B. I giocatori del Parma col pallone da football, come li hai visti? Beh, ma li ho visti abbastanza bene, perché ovviamente una delle cose più importanti quando giochi a football è sì la tecnica, ma la tecnica la puoi sempre imparare. La velocità, il fisico sono cose un po' più difficili da imparare, non le puoi costruire dall'oggi al domani. Insomma, questi ragazzi sono degli atleti abbastanza formidabili.